Bella a tutti ragazzi, sono MattBoy120 e benvenuti in un nuovo episodio di VillageCraft, della VillageCraft di lunedì. Ok, sì, come prima cosa ho finito la farm di alberi e semplicemente ho usato dell'arenaria per fare il contorno, le slab sopra, colonne sempre di arenaria levigata, ho messo le fence e qui ho decorato, mi sono divertito con le scalette, le slab e quel pezzo di arenaria di creeper. Gli alberi, come potete vedere, crescono tutti. Ho messo questi cosi, i fiumiciattoli, per ricordarmi dove devo mettere gli alberi. E ne possiamo tenere 14 alla volta, che è tanta tanta legna. Quindi in questo caso siamo a posto. Ho terraformato un po' qua, nel senso ho tolto il laghetto e l'ho interrato per poter in futuro costruire senza dover appunto fare quel lavoro dopo. E ho scavato un po' offline e ho trovato, bam, 4 diamanti, così giù nella miniera a caso ho trovato 4 diamanti. Adesso vi starete chiedendo: ma cosa ti servono quei 4 diamanti? Perché ce l'hai nell'inventario insieme a dell'ossidiana e due libri, che alla fine me ne serve solo uno, ma fa niente. Perché ragazzi, oggi andremo a fare il tavolo degli incantamenti. Ecco qua, tavolo per gli incantesimi. È bellissimo. Anche perché noi abbiamo 26 livelli che non sappiamo cosa usare. Probabilmente questi due diamanti mi farò una spada, però non ne sono ancora sicuro. Penso che li terrò. E beh, sì ragazzi, quindi abbiamo un tavolo degli incantesimi. Adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è fare una biblioteca. Però abbiamo un problema. Allora, per fare una libreria ci vuole legna e libri. E fin qui ci siamo. La legna ce l'abbiamo. Però non abbiamo la pelle per fare i libri. Quindi la missione di oggi sarà di andare a recuperare due mucche. Questo lo poggio qua, perché è prezioso. Devo andare a prendere il grano al villaggio. Andremo a cercare due mucche in quella direzione, che ho visto, ho intravisto in lontananza che c'erano delle mucche. Quindi possiamo andare lì. Adesso prendiamo pescettini di grano e poi li portiamo qua nel villaggio. Da qualche parte, vedremo dopo dove portarli. Intanto l'importante è che li portiamo nel villaggio. Ok, prendiamo il cavallo. Dai, omino bianco plus. Salta. Bravo. Molto molto bene. Adesso andiamo in quella direzione che non abbiamo ancora esplorato. Questa specie di foresta qua. Ci sono un casino di pecore, tra l'altro. Io ho intravisto una volta delle mucche qua. Eccole, eccole. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Porci. Un villaggio. No, dai, dai. Oh mio Dio, caricamento del mondo. Ok, allora, uno. Dov'è l'altra? Ecco, due mucche. Adesso dobbiamo andare molto molto lentamente. Ok, ce ne portiamo anche qualcun'altra dietro. No, seguitemi. Seguitemi. Dai. Ghicche. Dai, su. Venite con me. Ecco qua. Molto molto bene. Con molta calma. Sì, ma seguimi, cavolo, mucca maledettissima. Ok, non ho più il grano. Adesso ce l'ho di nuovo. Mi segui? Icca. Mi segui? Mi segui? Sì, mi segui. Ok. Ok. Dobbiamo farlo non a cavallo. Verrò a prendere dopo il cavallo. Stai lì, eh.
Mucche! Santo cielo, anche tu, altra mucca, vieni con me. Ecco, seguitemi. Dai, su. Adesso che devo sbrigarmi. Dobbiamo ricordarci di venire a prendere il cavallo dopo. Tra l'altro, mi sa che i cavalli si possono far accoppiare. Credo con le mele, ma non ne sono sicuro. Spesso speriamo che non crepi male il mio cavallo. Non dobbiamo fargli il funerale anche dopo. Funerale vichingo. Dai, su. Ah, sarà molto, molto lento. Dai. Non è che si sta facendo notte, dai! Dai, ci siamo quasi. Sono quasi vicino al villaggio. Dai, chicche! Dai, che ce la facciamo! Dai, su! Su! Saltate! Venite qua! Dai, su! Siamo quasi. Siamo vicino al villaggio. Dai, dai, dai. No, no, ho sbagliato. No, 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 dai, dai, sono vostro amico. Ho il grano, ho il cibo, ho la pappa. Seguitemi. Io vi ordino di seguirmi. Stupide mucche. Dai, dai, su. Mi seguite, tutte e due? Sì. Dai, su, entrate, entrate, a spaccare un'altra fence, entrate, e brave le mie mucche. Ok, andiamo a dormire. Mio Dio, abbiamo già perso 7 minuti solo a prendere ste maledettissime mucche. E c'è brutta gente in giro. Ok. Adesso ce l'abbiamo nel villaggio. Dovremmo fargli. Dov'è? Muori, male. Ok. Dovremmo portarla in un recinto per sicurezza. Lì c'è una witch. No, 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 no. Tu non mi hai visto. Sì, mi ha visto. Che se ne frega. Crepa, crepa male, male. Devi crepare. Cosa mi ha droppato? Zucchero e ampolle di vetro. Va bene. Le mettiamo con i cavalli. Tanto il veleno non ci uccide, tranquilli, ci lascia sempre a mezzo cuore. Dai, venite con me. Seguitemi. Ciao, villager. Dai, su. So che è noioso, ragazzi, ma è l'unico modo per avere le mucche. Ok. Ok, andiamo a recuperare il cavallo. E adesso abbiamo anche le mucche, così possiamo avere pelle e carne più buona dei maiali. Infatti credo che le sposterò lì, non ne sono sicuro. Potrebbe essere più conveniente, aia. Adesso, dov'è Omino Bianco Plus? Dai. Eccolo lì. Molto bene. Fortuna che i cavalli non si spostano troppo dal posto in cui vengono lasciati. Bene. Torniamo a casa, dai. Come
comodo avere dei cavalli su questo gioco. Devo dire che è molto molto comodo per andare in giro. E ho avuto fortuna di trovarli anche subito, sai per questo, perché... Ecco qua. Shift. Facciamo mangiare le mucche. Dobbiamo farle riprodurre. Già che sono qui anche con le pecore. Dai su. Ah, una cosa che... Per quanto riguarda quando due pecore si accoppiano, in che colore viene il piccolo? Il piccolo viene del colore più scuro tra le due pecore che si accoppiano. Quindi, come potete vedere, c'era il grigio chiaro, il grigio scuro, la pecora è nata grigio scuro. Ovviamente poi le pecore si possono ricolorare, che è un progetto che ho in mente, che voglio fare tipo una distesa piena di pecore arcobaleno. Oh, che cavolo è? Mi ha droppato anche due gunpowder. Questa è una pozione, però non mi ricordo qual è quella con le gunpowder e le robe. Ok, adesso che abbiamo le mucche e tutta quella roba, abbiamo un libro. Chi se ne frega della biblioteca, facciamo il primo incantamento. Perché io vi consiglio, anche se... Allora, tanto questo si può spaccare con i picconi di diamante. Voi incantate sempre i libri perché praticamente sul libro può venire un... È vero che può venire qualsiasi tipo di incantamento per qualsiasi oggetto, però se tipo volete un piccone con fortuna e mettete il vostro piccone di diamante nell'enchanting e vi viene Silk Touch. Vi conviene fare un libro e sperare nel meglio. Adesso qui non avremo gli incantamenti migliori. Livello 7. Cioè, arriva tipo fino a livello 10 o qualcosa del genere. Noi faremo questo ed è potenza 1, che è per l'arco. Buono. Adesso facciamo una chest per le robe enchanting e robe del genere. E scusatemi.